Nasce appunto dall'esigenza di, come dice la parola stessa migranta, che è un termine che deriva dall'esperanto, di fondere i linguaggi, in qualche modo di farli incontrare in un linguaggio universale. Le parole, annegando, le ho pronunciate gridando in alto nella parte più fredda di cielo. La cosa che più mi colpisce dell'iniziativa è appunto ciò che sta dietro al titolo, l'idea di movimento, movimento di esperienze, movimento di culture. Bisogna riconoscere la volontà di Migranta proprio come progetto di mettere in relazione un compositore, un esecutore in una fase produttiva e di creazione proprio, una cosa che non si fa spesso e se si fa soltanto con grandi commissioni, cioè con grandi soldi, grandi istituzioni che hanno soldi fanno questa cosa. Noi l'abbiamo fatto a zero. È un'autoproduzione totale, dall'inizio alla fine, e la possibilità c'è di fare cose, di fare cose, di crearle dall'inizio alla fine, di proporle al pubblico, tanto o poco che sia, non è importante, l'importante è fare, perché il fare significa che esisti, che ci sei e che testimoni la tua presenza. Abbiamo avuto la fortuna di lavorare con compositori giovani che sono attivissimi nell'ambito della musica classica contemporanea nella prima parte. Sono stato molto contento perché penso sia una possibilità per compositori e esecutori lavorare gomito a gomito. Io presento a Migranta due composizioni. Uno è il primo libro degli Urban Talks, che sono dei brevi aforismi di un minuto l'uno, sono cinque nel primo libro, che rappresentano in qualche modo un tentativo di raccontare nevrosi, tensioni, ma anche momenti poetici della vita di città. Abbiamo avuto un omaggio a uno dei personaggi più importanti della cultura, volendo anche popolare, che è Severino Cazzelloni, perché è un dedicatario di numerose opere per flauto solo e che questo non lo sanno in molti, ma anche il flauto traverso nazionale fino alla sua morte, cioè un personaggio che ha comunque coinvolto le persone. Per quanto riguarda invece il mio brano, questo brano è stato scritto Nona Ginta, appunto, e Nona Ginta nella lingua latina significa 90 ed è stato composto in occasione del 90° anniversario della nascita di Severino Cazzelloni. Un progetto che fosse legato estremamente alla contemporaneità. Nella seconda parte c'è stato un progetto didattico rispetto a una cultura che è quella dell'apertura mentale, della relazione, del non essere vincolati a delle strutture troppo ferree accademiche nella creazione di musica. Metterla in relazione con l'action painting è una cosa che si faceva negli anni 70, ma aggiornandolo con delle tecniche che negli anni 70 non c'erano, con una pittrice giovanissima che ha 23 anni. Il coordinatore del Master in Ingegneria del Suono ha accettato ben volentieri di collaborare a questo progetto e di no, rendere possibile anche una ripresa tecnologica, speriamo ben fatta, dei concerti che saranno oggi in esecuzione. Il pezzo si chiama Seclusion. È un pezzo per clarinetto, contrabbasso ed elettronica, dove l'elettronica riprende suoni dal clarinetto, contrabbasso stesso, rielaborandoli. Qui a Migranta presento Visioni, è un progetto anche questo che nasce da un'idea mia e di Marco Colonna. Io ho scritto il libretto, Marco ha scritto le musiche. Il tuo occhio sognante ha alzato la pietra. Si tratta di un'opera lirica contemporanea, è un viaggio in nove quadri, è una riflessione sul bene e sul male,
chiaramente a noi quello che interessa principalmente è il male. Sono io, il maledetto, alle velenose falde di cenere, dove è umido e greve il mondo. Ispirato alla poesia di William Blake, anche se poi cerchiamo in qualche modo di rielaborarla. È un testo talmente profondo, cioè non è soltanto l'aspetto letterale, diciamo, delle parole, c'è molto altro dietro, c'è la nostra storia, la nostra cultura. Questo tuo essere l'onda, ed io la schiuma, la vita, la morale, il giudizio e la morte, i due lombi che reggeranno la carne e lo spirito degli uomini. Fra noi la chiamiamo numero zero, cioè il primo passo, quello che è prima del primo passo. Cioè, l'ambito, quindi, di pianificazione, la volontà era questa. Per giudicare i vivi e i morti, perché solo così potrà giacere sul tuo letto e giocare a palla con i sensi degli umani. Thank you.